Buonasera a tutto il pubblico di Toscana Sprint, ci troviamo con le immagini a Castellina qui a Sesto Fiorentino per quella che è la 38esima, ormai la 38esima festa dei giudici di gara e commissari di gara della Toscana, organizzata da un grande amico ormai che conosciamo e che tutto il mondo del ciclismo conosce, che è Maurizio Colligiani, insieme a tutta l'organizzazione. E quest'oggi, come tutti gli anni, si va a ricordare e a premiare quelli che sono i giudici che hanno dato il loro supporto in tutti questi anni di servizio. Ci troviamo qui alla Castellina Sesto Fiorentino, dove è anche presente il santuario del ciclismo tirato su da Gelli insieme a Padre Agostino ai tempi della Filotex, quando qui correva Bitossi prima e Moser dopo, e da lì è nato un po' anche quello che è il santuario del ciclismo, dove poi ogni anno vengono fatte delle premiazioni e dove ogni anno un corridore lascia appunto la sua maglia in ricordo di quelle che sono state le sue geste, il suo passaggio qui da Castellina. Ma noi andiamo ad ascoltare un po' nel dettaglio quelle che è tutta la vicenda, tutta la festa, con gli ospiti che abbiamo qui con noi. Giacomo Bacci, presidente della Federcilismo Toscana, anche lui quest'oggi qui presente per questo ormai appuntamento storico che si ripresenta tutti gli anni, e per ringraziare e ricordare quei giudici di gara che inizialmente era di Firenze e poi era tutta la Toscana. Li definisco colleghi perché io vengo da questa categoria e quindi sicuramente è un onore per me essere qua insieme a loro a cercare di commemorarli, perché sicuramente hanno creato qualcosa di importante nel ciclismo non solo regionale ma anche nazionale. Quindi io credo che essere vicini a questa compagine sia un qualcosa che veramente ci onora e ci dà la forza anche per andare avanti, per cercare sempre di migliorare un sistema che in qualche modo regala momenti importanti al movimento sportivo. Ecco, non c'è proprio un gran deficit di giudici di gara, però diamo anche un appello a questi nuovi ragazzi o persone appassionate magari per entrare in questo ambiente. Ma io credo di sì, si debba fare un appello e dire ai giovani: venite, perché sicuramente vi potete trovare dei momenti veramente importanti, perché credo che fare il giudice di gara sia un qualcosa che qualifica anche, non solo che rende l'atto tecnico o l'atto comparativo. Quindi io credo che in qualche modo ci si debba essere onorati di far parte di questa categoria, perché in qualche modo sicuramente è un momento veramente importante, un momento emozionante, un momento in cui si regala al ciclismo qualcosa che in qualche modo fa rispettare regole e regolamenti. Giacinto Gelli, presidente dell'associazione Santuario del Ciclismo qui a Castellina, Sesto Fiorentino. Giacinto, abbiamo detto anche prima con Maurizio che ormai è diventato un punto importante, nato dalla vecchia Filotex, che poi si è allargato anche a tutti gli altri corridori e altre squadre. Però vogliamo sapere un po' di storia, un pochino più anche vecchia, inerente a campioni come Bitossi, Moser, che comunque sono passati di qua. Sì, sai, mio padre, che era il titolare della Filotex, insieme a padre Agostino Bartolini, che era il suo padre spirituale e il fondatore di tutto questo movimento che c'è qui alla Castellina, alla famiglia, decisero di fare questa squadra, Filotex, iniziando con Bitossi e poi arrivò Moser, e quassù al convento tutta la squadra veniva prima della stagione, facevano la messa insieme, la benedizione, e partivano per le gare successive. Dopodiché nel 2002 fu deciso di richiamare un po' tutti diciamo i ex corridori Filotex, e quindi furono fatte queste due feste nel 2002 e 2003 molto sentite, no? Da parte di tutti. E Francesco Moser disse: ma facciamo un premio, siccome non ci sono premi per i giovani neoprofessionisti, cerchiamo di fare un premio
e per il miglior neoprofessionista. E da lì nacque il premio Coraggio e Avanti. Coraggio e Avanti che ha avuto nomi importanti a cominciare da Nibali, Aru, Viviani, Visconti, Gasparotto, ora non mi vengono tanti in mente, comunque tutti i corridori che hanno avuto delle incredibili annate e sono stati ai top. E dopodiché, sai come succede, vuoi anche non solo premiare il neoprofessionista, ma vuoi allargarti un pochino anche ai giovani, quindi è diventato il premio agli juniores, agli under 23, nonché anche alle donne sia elite sia juniores, perché un po' bistrattate le donne, non avendo tanta pubblicità, non considerate, quindi... Dopodiché, dopo la morte di Alfredo Martini era un grande amico di padre Agostino Bartolini, stava qui a Sesto di Sotto, ogni tanto saliva qui al convento per confrontarsi con lui. Dopo la morte di Alfredo, le figlie hanno voluto fare un premio qui al convento, indicando proprio il premio Azzurri d'Italia, dove viene premiato tutti gli anni un corridore che è stato nella nazionale di Alfredo Martini. Il primo è stato Cipollini. Io mi ricordo che Cipollini si vestì come a un matrimonio e disse: io sono qui, il primo premio Alfredo Martini, perché Alfredo l'ho nel cuore, mi ha dato tanti consigli, mi sono voluto vestire come a un matrimonio. Pensa una persona come Cipollini. E poi ci sono stati gli altri campioni, altri premi. Il premio abbiamo dato, il premio Filotex all'Under 35. Do una news, diciamo, in anticipo: quest'anno il premio Under 35 sarà dato a Franco Pellizzotti, che conclude la carriera e poi passa di esse. E poi le premiazioni, ricordiamolo, non sono nella giornata di oggi, ma ovviamente saranno in un'altra giornata, che comunque è vicina. No, allora, la giornata è come tutti gli anni l'ultima domenica di novembre, il 25 novembre, dove ci sarà la Santa Messa alle 10.30, e il bello è che le premiazioni verranno fatte in chiesa, quindi c'è tutta una particolare emozione da parte anche dei corridori. I corridori saranno tutti all'altare, al servizio della Messa. Quest'anno c'è anche un ritorno ben voluto della ADISPRO, dei direttori sportivi professionisti. Erano 3 anni che mancavano, sono tornati alla loro casa, perché da qui sono partiti nelle loro riunioni, e avranno il meeting annuale il giorno precedente alla festa, il 24 novembre. Facciamo anche un appello, visto che qui vedo tante maglie, ci sono le maglie, vediamo, di Bettini, di Ballan, anche quella di Andrea Colinelli che vinse Atlanta in pista il Mondiale. Quindi insomma, facciamo un appello anche a questi giovani, no? Di non portarle solo al Ghisallo magari, ma di fermarsi anche a Sesto, alla Castellina. Sì, quando passate da questi posti, che ci passano spesso i corridori da queste parti, e quindi vi aspettiamo qui, basta suonare il campanello, qui ci sono i padri che vi ospitano, che possono parlare con voi, possono consigliarvi nella bicicletta, ma insomma nelle azioni della vita. Sonia Paladini, che ormai è una personalità conosciuta all'interno di questa premiazione, perché ormai da 4 anni, se non sbaglio, già dai il premio, quello che sarà poi il premio a chi viene premiato in queste occasioni. Un premio che è un quadro, perché tu sei una pittrice. Però raccontaci un po' com'è nata un po' anche questa collaborazione con l'organizzazione. Allora, è nata perché io conosco Maurizio da tantissimi anni e mi chiese se volevo portare delle cose per esposizione e poi per metterle in palio in premio a questa manifestazione di atleti.
E niente, io dipingo da qualche anno, purtroppo non è questo il mio lavoro, ne faccio un altro dove praticamente ho conosciuto Maurizio, siamo tutti e due postini. E niente, diciamo che comunque ti ha appassionato questa cosa e ti sei buttata, però mi dicevi, Maurizio mi diceva di fare un quadro per la premiazione in un certo modo, ma te nulla, l'artista fa come vuole. No, io infatti l'artista fa come vuole, il pittore ricopia e l'artista fa quello che vuole, infatti io faccio tutte cose che sono un po' fuori dal consueto, perché è una cosa proprio che ti nasce da dentro, è una cosa più forte di te che non la puoi fermare, anche se vedi che non vai avanti, che non hai il riscontro che vorresti avere, è una cosa che non ti frena. Io mi metto nel mio studiolo e faccio quello che voglio fare. Allora, noi cerchiamo di darti una mano perché sappiamo che hai anche degli appuntamenti ora con delle mostre, quindi se ce li vuoi dire almeno magari ti vengano anche a vedere. Io sarò a maggio in Via Retina a Firenze, in un quartiere Bella Riva, dove Orlando Poggi cura queste mostre di artisti che praticamente espongono dentro i negozi gratuitamente. È una cosa molto bella perché spesso l'artista è portato a, come si dice, a dare dietro un compenso per esporre. Invece questa cosa è molto bella, Orlando lo conosco da diversi anni, anche lui è un artista fantastico e niente, sono molto contenta di fare questa cosa. Maurizio Colligiani, presidente dei giudici di Prato e anche organizzatore di questo 38esimo raduno annuale, ormai arrivato al 38esimo anno, questo raduno dei giudici e commissari civismo. Maurizio, dici un po' qual è la particolarità di questo incontro, perché viene organizzata e soprattutto il trucco, perché da tanti anni, dagli anni 80 ormai, siamo arrivati anche a una partecipazione importante. Sì, in effetti hai detto giusto, è una delle poche feste penso sia rimasta in Italia, mi dicano a questo livello l'unica dei giudici di gara a questi livelli grossi così, perché non è facile organizzare. Noi siamo partiti 38 anni fa, cioè io a quei tempi non ero ancora giudice, però il comitato che parte allora, padre Agostino Bartolini, Conti Lotta, Consani, cioè partirono loro con questa idea, perché qui c'era un grande ritrovo di giudici di gara e venivano a frequentare il convento con le messe, con tutte le cerimonie, e venne questa grande idea che ininterrottamente, questa è la cosa bella, è sempre durata per 38 anni con questa loggia. E noi veniamo sulla mattina, c'è la messa dove si fa memoria di tutti i defunti. Pensate, in 38 anni io ho l'archivio aggiornato, sono mancati 110 giudici di gara in Toscana, cioè persone che erano giudici di gara a tutti gli effetti, qualcuno era andato fuori per età, però cos'è la Castellina, cioè una cosa unica anche per questo. E poi negli anni noi si è sempre aperta alle famiglie, ai simpatizzanti, perché è giusto che sia una cosa anche da convivere con gli altri, non solo con noi dei giudici, ecco. E qui la cosa è adatta, perché sia per l'ambiente sia per le strutture nuove che sono state fatte, e poi abbiamo avuto il plauso anche dalla Federazione Civilista Italiana, dagli alti vertici qui, sono venuti tutti, dal presidente Di Rocco, da tutti, e questo è stato per noi un grande plauso e un incentivo a continuare, perché come tutte le cose della vita è sempre più difficile portarle avanti, ecco. Maurizio, qui abbiamo anche il santuario del ciclismo, cioè da quello che nasce anche questo raduno annuale dei giudici, un santuario che noi siamo abituati a conoscere, quello della Madonna del Ghisallo, no? Non è alla solita portata, perché giustamente magari ha un'altra importanza, però anche qui tanti corridori sono passati. Sì, qui ne è passati tantissimi, specie negli ultimi 15 anni. È stato fatto appunto anche qui il museo una decina d'anni fa, il museo del ciclismo. Anche lì è partito dall'idea della Filotes, perché qui frequentava negli anni 60 la Filotes, veniva qui da padre Bartolini perché era il padre spirituale della Filotes, e qui aveva vissuto Mosè, hanno vissuto i Bitossi, cioè proprio qui vissuto, nel senso di stare qui nelle camere, perché venivano ritiro la squadra qui, si allenavano qui nella zona di Firenze, ecco. E da lì è venuta l'idea, perché fu fatto un libro
libro Amarcord Filotes, che racchiudeva 40 anni di Filotes. Da lì venne poi l'idea, perché alla grande manifestazione dell'apertura del libro, la presentazione e tutto, venne tantissime persone. Fu ritrovato tutti i corridori della Filotes di quel tempo, più tutti i corridori che correvano a quegli anni là. E da lì venne l'idea di fare questo museo, perché? Perché tutti portarono qualcosa, chi portò una maglia, chi portò, ricordo, ritagli di giornale, coppe avevano vinto. Allora questa roba a un certo punto non si sapeva più dove metterla noi. Venne l'idea di fare queste due stanze vicino alla chiesa, erano stanze un po' trasandate, furono risistemate, rimesse a posto, e c'è questo bel museo da vedere, perché è qualcosa di fenomenale. Anzi, avrei piacere che andasse anche voi a fare due riprese, perché chi non l'ha visto intanto lo può vedere in televisione.